possiamo parlare dei risultati. I classici che andremo a vedere sono le medie delle risposte, la deviazione standard e nelle domande di confronto tra versione omnicomprensiva e quella selettiva, diciamo la differenza del pubblico. Le medie per le domande con accezione negativa sono state invertite per avere una situazione più immediata e sono state indicate con una lista parentesi, mentre le differenze che sono risultate rilevanti dal punto di vista statistico presentano una stella. Allora, dopo questo programma, nel tutto possiamo vedere come tutti attenti e partecipanti non avessero grosse esperienze né in questo momento in realtà virtuale né per simulatori. Passando al modulo del senso di immersione e presenza, i risultati mostrano come in generale sia risultato soddisfacente. E la possibilità di vedere le mani tramite lip motion è stata particolarmente apprezzata insieme anche alla piattaforma iniziale, perché entrambi hanno comunque incrementato il senso di immersione e presenza. Per quanto riguarda invece il modulo di fedeltà della simulazione, l'obiettivo era valutare quanto la simulazione fosse accurata e in generale se le situazioni inserite fossero risultate realistiche. Anche in questo caso i risultati sono stati molto positivi. Della interazione uomo-robot. E queste domande sono servite a verificare che le capacità mostrate dal lato siano risultate adeguate. Anche in questo modo comunque i risultati sono stati positivi e il fatto che in questi tre moduli in generale tutti i risultati siano stati positivi è un indice del fatto che sono giunti a mostrare l'auto come un sistema competente e quindi sulla base di questo possiamo andare a fare una valutazione effettiva e corretta per quanto riguarda l'interfaccia. Ok, per quanto riguarda l'interfaccia o macchina, come ho detto precedentemente, questa è influenzata da diversi fattori. Il questionario è stato organizzato in 10 domande rivolte a valutare il grado di fiducia percepito dall'utente. Quindi la prima domanda riguarda il modello mentale. Innanzitutto si può osservare che entrambe le interfacce hanno dato un modello mentale abbastanza buono. Entrambe le interfacce hanno dato un buon modello mentale, anche se si può notare che l'interfaccia selettiva, pur dando una quantità minore di informazioni, è riuscita a rendere più chiare le intenzioni e le decisioni dell'auto. Per quanto riguarda le informazioni tipo Y e la competenza del sistema, si può notare che anche in questo caso entrambe le interfacce danno risultati soddisfacenti e questo conferma che per quanto riguarda le informazioni tipo Y le scelte di progettazione che si sono adoperate si sono rivelate efficaci. Merito al carico cognitivo, qui è opportuno premettere che la scala è diversa perché 5 significa decisamente eccessivo. Si nota che l'interfaccia omnicomprensiva, quella azzurra dalle palle, ha mostrato un carico cognitivo maggiore nell'utente rispetto a quella selettiva e questo è giustificato anche dal fatto che alcune informazioni nell'interfaccia omnicomprensiva non sono state notate. Proseguendo ad analizzare i fattori che vanno ad influenzare l'interfaccia, ci siamo orientati verso la consapevolezza della situazione che è stata analizzata in termini di qualità e quantità. La qualità fa riferimento all'utilità delle informazioni ai fini dell'esperienza utente. E in questo caso possiamo notare che in generale entrambe le interfacce hanno dato delle informazioni che sono state apprezzate dall'utente. Anche se nel caso dell'interfaccia omnicomprensiva alcune informazioni hanno perso valore in quanto diciamo, gli utenti hanno lamentato il fatto che fossero date informazioni per elementi che non fossero minimamente coinvolti con il contesto di guida, con la situazione di guida dell'auto. Per quanto riguarda invece la quantità, possiamo notare che in generale si nota, anche qui la scala è diversa perché 5 significa quantità eccessiva, si nota che le informazioni sono risultate in gran parte adeguate per l'interfaccia selettiva e tendenti all'eccesso per quanto riguarda l'interfaccia omnicomprensiva. Si può anche aggiungere il fatto che gran parte delle risposte sono state rilevanti statisticamente in questo parametro. In seguito abbiamo fatto anche altre domande
questa domanda riguarda la fiducia ed è una ulteriore conferma di quanto analizzato precedentemente. Si nota che entrambe le interfacce hanno dato un buon livello di fiducia e inoltre i partecipanti si sono dimostrati più inclini a partecipare ad un'esperienza di guida autonoma a bordo di un'auto reale dopo aver effettuato la prova.